Che cosa stai facendo adesso? Visto che non ho più limoni, spremo il camioncino dei pompieri! Non si può spremerlo! Cosa? Il succo cresce un po' scarso! Per te. Grazie. È veramente deliziosa. Che cosa vendi? SpongeBob, tu resta qui, vado a procurarmene dell'altra. Va bene, Patrick. Che cosa vuoi ancora? Joe, sì, voglio che ti spaventi come prima e produca dell'altro inchiostro. Puoi scordartelo. Ma mi serve! Lo spaventerò io, così mi darà il suo inchiostro. Ti ho detto che poi scorda. Posso chiederti in prestito una brocca della tua limonata nera? Ti ringrazio, Squeaky. Penso che ce ne servirà ancora molto, amico. Sì, ci penso io. Dov'è il ragno? Se ne sarà andato. Che cos'era? C'è qualcuno. Aiuto. Dov'è? Mi sono persa. Non capisco più cosa è reale e cosa no. Io sono la tovaglia stregata. Oh no, il carrion dei film del terrore! Grazie, paparino! Cosa è il Krusty Krab? Come sono finito qui? Io non ho alcuna intenzione di entrarci. Ma è impossibile! Un giornale che uscirà fra 6 anni nel futuro! No, no! Non voglio guardare! Ho paura di quello che vedrò! Per favore, no! Posso fare qualcosa per te, giovanotto? Ma è meraviglioso! Buongiorno e buon gelato, caro signore! Grazie! Per un buon gelato è il giorno perfetto! Ottimo, scelga pure! Voglio il vostro gelato più buono, così lo regalo al mio migliore amico, SpongeBob! Allora le do la nostra paradisiaca specialità!
Adesso SpongeBob non si arrabbia se ne assaggio un pochino. Questo buono è scaduto da 2 anni e ormai non è più valido, mi spiace, non possiamo accettarlo. E adesso il gelato per SpongeBob. Ascoltatemi bene, io vi ordino di accettare il mio buono. Accettate il buono. Attacco isterico al banco gelati. Accettate il buono. 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 Accettate il... Povero ragazzo sconsolato e infelice. Sì, tanto infelice. Squallido, disgraziato, inutile. Scusi, ma adesso non le sembra di esagerare un po'? No, per niente. Lo guardi. Oh, oh, ha ragione, come non detto, continui pure. Ascolta, amico. C'è solo una persona che può risolvere il tuo problema. Il proprietario della gelateria, che poi sarebbe il re di tutti i gelati. Il re di tutti i gelati? Proprio così, abita lassù, in quella reggia. Wow! Se ti serve aiuto. Sì, mi daresti una spinterella? Permesso! Ciao, grande sterminatore! Oh no, non sono il grande sterminatore! Voglio solamente usare questo buono e prendere un gelato! Per darlo al mio migliore amico! Ma è scaduto, vedi? Esattamente come quelli, perché non so in che anno siamo! E capisco, io non so in che mondo siamo! Tu sei sveglio o sei babbeo? Rapanelli! Sei un genio! Fammi un po' vedere la testa! Strano, non ho sentito il tuo cervello. Lo so, è che oggi mi è sceso qui sotto. Anche il mio è qui sotto. Dammi il 5. Stretta di mano segreta. Fantastico! Allora neanche tu conosci la stretta di mano segreta. Aspetta, io non so come ti chiami. Già, hai ragione. Può darsi che il tuo buono sia ancora valido, bisogna leggere le scritte piccole. Wow, non ci riesco, c'è da cavarsi gli occhi. Allora prova con questi 2 bicchieri. Oh, sì, molto meglio. C'è scritto Garbaldi Goop, che però letto al contrario diventa Hug Hitlagra, la sfida del re. La tua tecnica al fior di latte è davvero notevole, ma non all'altezza della mia mossa stracciatella! La mossa stracciatella servirà solo a farti stracciare da me! Sei un campione, sei molle! Più molle di un semifreddo! Sei un maestro dell'anticarte della sconfitta! Quindi, dammi il gelato! Prima blocca l'attacco granella! Hai combattuto con bravura e coraggio! Acconsenta a onorare il tuo buono! Che bello! Sì, 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 sì! Ecco, un bel cono gelato tutto per te! Ciao, Patrick! Sveglia, Patrick! Oh.
Questa schifezza che si è attaccata al carapace. Oh, disgustoso! Tra poco sarei uno schianto, Tony. La casa del mio vicino se ne va. Bisogna festeggiare! Addio per sempre, grosso babbeo rosa! Oh,
l'ora dello spuntino prima di colazione. Mi gusterò questa noce squisita. Rompiti, 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 rompiti! Ehi, ma dove stai andando, Roccia? Io non voglio cambiare posto. Ormai sono anni che abito di fianco a quel simpaticone di Squiddy e al mio migliore amico tutto giallo. Ma che cosa? Mi state prendendo in giro? Che cosa ci faccio ancora qui? Oh, che cosa pensi di fare? Spudorato parassita rosa? Da non credere. Ma cosa? Oh. Ciao Roccia, stavo solo tentando di fare uno spuntino. Sta a sentire, io mi chiamo Tony e non Roccia. E adesso sparisci, non voglio entrarci qui in fila. Eh? Come un'auto alce che fila? A te manca qualche rotella, vero amico? Adesso te lo spiego. Lo vedi, questo è il mio carapace. Qui ci abito io e non tu, quindi vedi di sparire! Puoi scordartelo, tu non riuscirai ad imbrogliarmi. Questa roccia appartiene a me e io da qui non me ne vado. Va bene, fa come vuoi, brutto testone rosa. Sta lassù se ti fa piacere. Non posso perdere tempo, ho da fare. Buongiorno, siete in splendida forma, signore. Ah, eccoti, Tony, finalmente sei arrivato. Potevi prendertela con più calma, ti aspettiamo da 30 anni. Per fortuna le tartarughe vivono a lungo. Lo so, vi chiedo scusa, ma mi farò perdonare. Il vostro Tony. Ehi, Tony, presentaci il tuo amico. Ah, non sapevo che avessi un parassita da compagnia così carino. Vieni, piccolino, assaggi i miei biscotti. Ehi, signore, non sono venuto qui per essere trattato in questo modo. Signore, non vi rendete conto che... Scusatemi, solo un momento, signore. Esci dal mio carapace! Vattene dalla mia roccia! È il mio carapace! Il mio carapace! No, volevo dire la mia roccia! È mia! Questa roccia è mia! Vattene di qui! Vattene! No, è mia! La roccia è mia! Che spettacolo divertente! Io scommetto $5 sul parassita. Posto, mi hai stancato. Vattene, ti dico. Ehi, ma quello è il mio di dietro. Come ti permetti? Non sono il di dietro di nessuno. Questa è la mia faccia. Io farò di tutto per riavere la mia casa. Non ci riuscirai. È il mio carapace! La mia roccia! La nostra casa! Sono peggio di una coppia di poppanti. E cosa ce ne facciamo di questi due piagnucoloni? Niente, noi vogliamo divertirci. Forza, andiamo! Questo è un compito facile facile. Devi andare in giro mascherato da Goofy Goobers e salutare tutti i bambini. Soltanto un avvertimento: a volte i bambini esagerano con le manifestazioni d'affetto. Ti voglio tanto bene, Goofy Goober. Ma che carini, buona fortuna. Ho deciso che da oggi sarai tu il mio papà. La nocciolina, voglio rompere la nocciolina. Cosa? Subito! Scusami tanto! Oh, ma guarda, qui c'è un gelato incustodito! Sarebbe un vero spreco buttarlo nella pattumiera! È meglio che tu vada immediatamente a casa a lavarti. Ma
Ma scusi, non ho ancora fatto la prima pausa gelato! Ti darò un'altra possibilità domani. Se non andrà bene neanche quella, purtroppo dovrò licenziarti. E sappi comunque che ti apprezzerò ugualmente. Oh, mi scusi tanto, signore. Pensavo che quello fosse il mio masso. Patrick, questo è il tuo masso. Ti stavo aspettando. Com'è andato il tuo primo giorno? Non è andato bene. Non riesco a farne una giusta. Probabilmente domani perderò il mio posto di lavoro. No, povera piccola stella marina. Facciamo così, amico. Domani vengo con te e ti do una mano. Oh, ti ringrazio, simpatico forestiero. Per favore, ripetimi per la 200.000.000esima volta com'è che funziona. Ti faccio vedere. Se metti le braccia dietro la schiena, sarò io le tue braccia. Oh, capito. Così quando io servirò il gelato, sarò io a servirlo. E quando darò il resto, sarò io a contare. E quando mi pruderà il sedere, no, quello non lo faccio. Ok, sei pronto per la seconda e ultima tua possibilità? Ora ti mostro come si prepara. I biscotti ripieni di gelato sono la mia specialità. Faccio la prima pausa? No, no, ancora no, ancora no. Sai, credo che tu sia ora pronto per la grande prova. Mi raccomando, ragazzo, rilassato, concentrato e cerca, se puoi, di divertirti. Non si preoccupi, signore, sarà una passeggiata. L'ho sempre detto che il lavoro stanca. E voilà! Ciao, gente! Sono Billy Mangiatutto! Puoi mangiarmi in un boccone! Bravo! Un ottimo lavoro, novello! Adesso sì che puoi prendere la tua prima pausa! La pausa? Posso quindi mangiare il gelato? Tutto il gelato che ti pare! Ti ringrazio dell'aiuto, amico mio. E adesso possiamo rimpinzarci. Mi piacerebbe molto. Ma se non mi sbrigo farò tardi al lavoro. Sicuro di poter affrontare tutto quel gelato. Sono soletto. Che domanda inutile. Buona fortuna, nuovo assunto. Oh, mancano solo 2 minuti alla fine della pausa. Ancora 2 minuti di gelato. Cintura di sicurezza. Al trotto, Patrick. È splendida, Sandy. Ti ringrazio. Ma che razza di cavallo sta montando? Buongiorno. Sì, certo, ma con delicatezza. Hai la testa morbidissima. Che succede? Cos'è questa confusione? Che spasso. Patrick, pensi di essere diventato un cavallo? Il vostro pony fagiullo assomiglia molto di più a un asino rosa. Oppure in alternativa potresti provare a fare mumbue rosa. Che cosa state facendo su un terreno di mia proprietà? Oh,
piace un sacco ai bambini. Grande idea al Patrick a cavallo. Chiederò 10 dollaroni a bambino. Farò un mucchio di soldi. Non so, Mr. Crab, penso che si faccia montare solo da me. Oh, oh, tutte sciocchezze. Per salire sul pony sono 10 verdoni. Santa Patrick, ben fatto. Non vorrei sembrare indelicato, quindi non prendertela se ti dico che quello di Patrick di essere un cavallo non è un sogno, ma un incubo. Hai capito bene? Incubo. Che bello. Ah sì, si stanno divertendo moltissimo. Che sciocchini. Quattro alla volta il mio guadagno quadruplica. Proverò con 5 bambini. Preso. Vogliamo salirci ancora? Avanti, Bros. Ecco, non ci saliremo più. Se ne perderò un sacco di soldi, torna indietro! Oh sì, torna indietro! Ti ho detto torna, cavallino Patrick! Guardate, sono anche un cavallo! Clappete! clappete! Patrick! Ma tutto bene? Non mi riconosci? Sono il tuo vecchio amico SpongeBob. Che ricordi di me? Tranquillo, sono la spugna che sussurrava ai cavalli. Caro Patrick, dolce Patrick. Bravo Patrick. Caro amico, non voglio farti male. Pensavo di essere io quello che stava domando te, ma sei tu che hai domato me. Sei pronto? Cavallo Patrick, sì, parte! I libri vecchi profumano di muffa. Su, comincia. Adesso devi leggere le parole. Oh, le parole. C'era una. C'era una cosa. Se vuoi saperlo, devi voltare pagina. Volta. C'era una volta. È l'invenzione più geniale che abbia mai visto. Voglio leggere altre parole. Sono tutte qui per te. C'era una volta. Ti piace leggere, bravo Patrick! Patrick, la
c'è di SpongeBob? Veramente penso che tu abbia imparato abbastanza. Per oggi la tua testa è piena. Non dire sciocchezze, non c'è mai un limite quando si tratta di approfondire la propria cultura. Sì, ma ora basta con i libri. Vieni, ti prendo un gelato. Ah, in effetti ti confesso che sento un certo languorino. Sono così orgoglioso di te, Patrick. Adesso tu hai un cervello davvero grande. Oh, oserei dire un tantino troppo grande. Come fai ad uscire? La soluzione è evidente, mio ingenuo amico. Mi basterà uscire, a cominciare dalla parte retrostante. Aspetta, ci siamo quasi. Funziona! Elettronica. Oh, speriamo che funzioni. Come hai osato? Perché? Che ho fatto? Come hai osato? Perché? Che ho fatto? Ce l'abbiamo fatta, Patrick. Lo show demenziale ti ha rimpicciolito il cervello. Ops. Tieni, Patrick, il cervelletto ti può servire. Allora, a cosa hai voglia di giocare con me questo pomeriggio? Sentiamo. Io non ho tempo per nessuno, tantomeno per uno sciocco. Devo trovare la mia action figure di Wonder Whale. Sì, ti aiuto io. Fermati, sei impazzito. Vuoi attese, provi ancora a toccare le mie cose. Vabbè, fa niente. Allora ne usiamo una che ho portato con me. Ti piacerà? Giochiamo alla palude! No, aspetta! Fermo! Ma che cosa stai facendo? Basta! Povero me! Devo mettere in salvo i miei preziosi piccoli! No, tranquillo, non c'è problema! Adesso ci penso io! Eccola, è lei! La mia Wonder Whale! Sei Wonder Whale, dimmi dove sei! Ho bisogno che qualcuno mi aiuti! Chi pensa, padre, che il tuo compagno di giochi, ecco! Oh, aiuto, cagno! Vado giù! Non vado giù! Si può sapere dove siamo? Per la super spatola incantata del grande Suburban Dead! In una palude vera, ecco dove siamo! E questa? Ehi, perché io indosso una tavola del water? Secondo me ti dona molto! La natura, io detesto la natura. Oh, solo perché non la conosci, se no la ameresti! Senti com'è profumata l'aria della palude! La mia povera lingua! Quella è la mia Wonder Whale! Quel brutto ceffo sta cercando di rubarmela! Prendiamolo! Fallo, allora giochiamo a prendersi! Allora, caro compagno di giochi, sentiamo. Che cosa dovremmo fare a questo punto? Oh.
Ehi tu, ridammi subito la mia Wonder Way. Oh, aspetta, voglio venire anch'io. Non mi sfuggirai. Sai che fine ti farò fare, pendaglio da forca? Quello che so è la fine che tu e quell'altro state per fare. Dritti nella mia trappola, due perfetti fessacchiotti. Io sono un perfetto babbeo, scusi. Non ci posso credere, Odoguru, il malvagio voodoo. Ma allora esiste davvero? Esattamente, Bubble Boss. E la tua amatissima Wonder Whale adesso è nelle mie mani. Chissà quale spaventoso trattamento le vorrai riservare. Non voglio nemmeno pensarci. Cosa? Ma quale spaventoso trattamento? Mi serve perché così posso completare la mia collezione. Dovresti vergognarti di rubare un tuo collega. È una cosa davvero riprovevole. Quindi adesso te la farò pagare molto cara. Ma che? È inutile, non ci riuscirò mai. No, non è vero, forse hai solamente fame e ti senti un po' debole. Tieni, mangia questi. Gli spaghetti danno sempre un grande apporto nutrizionale. Ottima idea, ma dove li hai trovati? Ci siamo seduti sopra. Dolore! Il male non trionferà mai su un oltremodo ossessivo fan dei supereroi come me. Ha ragione! Il mare non sgonfierà mai un oltreolivo super dei fantaeroi! Marco! Polo! Evviva! Ti ho trovato! Adesso tocca a te chiamare Marco! Come? Oh, scusi, noi ci conosciamo! Ma sono io, Patrick! Non ti ricordi più? Chi vive in un'ananas in fondo al mare? Non ne ho idea! Forse è un mago! È già una spugna, patente non ha! Chi è? SpongeBob SquarePants! Quello originale! Beh, ora tu devi dire Marco e io Polo! Oh, no, non posso! Sono tutto pieno di rughe, non vedi? Faccio solo cose da vecchi! Cose da vecchi? Fammi un esempio! Ai tuoi ordini! Questo si chiama arrancare! Aspetta, posso farti vedere un'altra cosa? Si chiama biascicare! Bello, eh? Ma adesso viene la parte migliore. Aspetta, come si chiama? Ecco, brontolare! I giovani d'oggi non capiscono un accidente! Beh, certo, è tutto molto interessante, ma non è meglio andare a caccia di meduse? No, non voglio prendere la scoscia. Costruiamo un castello di sabbia? No, strutturalmente è troppo poco solido. Allora facciamo le bolle di sapone. Non c'è niente di più sicuro. Stai cercando di farmi del male, figliolo? No, ma dobbiamo comportarci secondo la nostra età. Non ti ricordi che costruivamo le casette di cuscini quando fuori pioveva? Oggi i cuscini li uso solo per fare le prove della mia casetta finale. Oh, poverino, era così giovane. No, invece non è vero. Noi non siamo giovani. Ma cosa dite, amici? Sarete anche anziani, ma non siete pessi marci. Siete ancora vigorosi, pieni di vita. Tutti di un pezzo. Siamo tutti d'un pezzo! Prendi questo e questo! Non stai andando al tempo! È come se non bastasse, non hai azzeccato neanche una nota! Adesso sì che va meglio, bravo! Chiedo scusa, questo lo prendo io! Nessun problema, vi do una mano! Oh no!
caldo. Sei pronto? Dai! Adesso basta, fate i bravi! Che forte! Oh no! Aiuto, SpongeBob! Sto affogando, aiuto! Aiuto, sto affogando! Mi salvo io! Grazie, vecchio Sponge! Ah, figurati! Cosa, come sarebbe a dire vecchio? Caspita! Come passa in fretta il tempo! La mia schiena! Che male! Sto perdendo le forze! No! Ti prego, Spongy! Ci sono qui tutti i miei amici! Non farmi fare figuracce! Cosa? Oh, no! Adesso non posso più biascicare! La tua coperta, vecchio amico! Scherzetto! Ci sono cascato ancora! Il cervello. No, è una delle sue solite crisi. So io che cosa fare. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Quando Patrick si agita così, colla di pesce in gelatina sulla pancina. È l'unica cosa che riesce a calmarlo. Poi, una volta che gli passa, non ricorda nemmeno cosa è successo. Ehi, amico, ti senti meglio ora? Qual è l'ultima cosa a cui pensavi? Oh, ecco, io mi ricordo che ho sentito suonare una campanella quando ero una stella marina piccola ed era ora di fare il bagnetto. I miei genitori suonavano sempre una campanella. È l'ora del bagnetto, figliolo. Oh, non voglio fare il bagnetto. No, 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 no. No, no, no! E dopo quel fattaccio l'unica cosa che mi ricordo è il vuoto assoluto. Bene, è arrivato il momento di fare qualcosa e di aiutare il mio migliore amico. Metterò a tacere qualunque campanella che faccia dindoni in questa città. A cominciare da... questa! E poi questa... Aspetta, come hai fatto a diventare così forzuto? Il merito è il potere dell'amicizia! Coraggio, Patrick! È ora di andare! Preferisce cambiare i posti? Sì! Ti ho riservato lo scavello migliore dell'arena! Wow, è proprio il posto migliore dell'arena! Sembra davvero come il 3D! Se allungo la mano ho quasi la sensazione di toccare l'arbitro! La nostra prossima vittima, volevo dire sfidante, Patrick Stella! Che forza, il prossimo sfidante si chiama come me! Già, una vera forza, No, 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 no! Aspetta, Patrick, colla di pesci in gelatina sulla pancina!
Ecco fatto! No. Signore e signori, direi che il combattimento è finito! Cos'è successo? Sono appena diventato ricco! Anticodare. Ce l'ho fatta, amico. Ho silenziato ogni campana della città, così non avrai più una crisi, amico. Grazie, miglior amico mio. Non ho più alcun interesse a suonare le campanelle o a condizionare i miei clienti, perché adesso ho $1 milioni. Sì. È la tua coscienza che ti sta parlando. Oh, piacere di conoscerti, coscienza. È incredibile, quanto è sciocco. Forza, Babbeo, la prima cosa che devi fare è comprare degli altri Krabby Patty. Su, muoviti, cosa stai aspettando? E quindi questa è la prima cosa che dovrei fare, coscienza? Sì! Dopo quello che ho già visto. No! Sono io che decido le precedenze. Ordina prima i Krabby Patty. Ma la mia lista è brevissima. Ti prego, ti prego. Ok, Babbeo, fa quello che devi, in fretta. Numero uno, devo dare il ceppo a chi incontro. Prima mettimi giù. Dammi il cinque, dammi il cinque. Dammi il cinque. Dammi il cinque, dammi il cinque. Dammi il cinque. No! A te non piace il gelato, tu vuoi mangiare soltanto i Krabby Patty! E tu, cancella l'ordinazione! A te non piace dare il 5 e non ti piace nemmeno il gelato. Sei certo di essere la mia coscienza? Io, sono sicuramente e assolutamente la tua coscienza. Ehi, se non ricordo male, nelle favole il naso si allunga se si dicono delle bugie. No, il naso ti si allunga quando dici la verità. Hai visto? Sì, che bello! Voglio avere anch'io il naso più lungo! Ho mangiato un gelato grosso come una mongolfiera! Cioè no, volevo dire! Non ho assolutamente mangiato un gelato grosso come una mongolfiera! Ehi! Adesso anch'io il naso lungo! Battaglia di nasi! In qualche brutto nasone! Sai cosa devi fare? Davvero? Ma certo! Niente Krabby Patty per Planto! Ci entrerò io! Essere vicino alla bocca di una balena mi fa venire i brividi. Puoi stare zitto, Babbeo, così sveglierai Perla. C'è poco spazio qui. Mia madre me lo diceva che sarei finito in una balena o in prigione. Chi va là? Dove? Il mio nome è Geppetto. Toglietevi il cappello e fermatevi un po'. Noi non abbiamo tempo da perdere, Geppetto. Stiamo solo cercando un panino. Un panino? No, ormai sono mesi che non si vede più qualcosa di simile. Dimmi un po', Geppetto, che cosa nascondi dietro la schiena? Non sarà il nostro Krabby Patty. Oh, no!
ho preso i grandi patti. Ah, ho preso il parrucchino. Figliolo, vogliono rubarci il cibo. Chi vuole rubarci il cibo? Tranquilla, papà, ci penso io. Sistema il Pinocchio. Adesso su di te. Grazie a Gash e Flash, extra forte, ora sto bene. Guarda, Pinocchio, finalmente siamo liberi. Non preoccuparti del panino, Patrick. Lo porterò io stesso a Plankton, da buona piccola coscienza. Ci vediamo. Ehi, ciao, sono la tua coscienza. Sei tu la mia coscienza? La sua che cosa? Io sono la coscienza di Patrick e non ho sentito la sveglia. Dunque, siccome mi hai detto sei tu la mia coscienza, allora questo chi è? Un impostore! Forza, calpestalo! Permesso. Ciao, Spongebob. Patrick, quando ti sei fatto l'ultimo bagno? Non mi ricordo, è passato troppo tempo. Questo è l'odore più odoroso che io abbia mai odorato. Però mi piace molto. Beh, ti ringrazio. Posso dare ancora una annusatina? Prego, annusa pure quanto vuoi. Un momento. SpongeBob, tutto bene? No. 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 Non si può stare mai in pace. Da dove viene? Eccola di nuovo. Mai sentito una puzza così? Ah-ha! E non tornare mai più qui se prima non ti sarai lavato. Ah, è così? Va bene. E se ora decidessi di non lavarmi mai più, questa volta mi ribello. Oggi è un gran giorno. Voglio proclamare la giornata di indipendenza della puzza. If you ever smell the stink of an unwashed dog or inhale the fumes of a gassy bog, if a whiff of rancid rubbish make your tonsils clench, well, friend, that's just a hint of filthy muck stench. Filthy muck, filthy muck, filthy muck, filthy muck. And it's nauseating, bloody little yuck. They roam with the sweaty socks and musky boots. They frolic with the belches and the putrid boots. Living by the code of the stink-filled snoots, they love every aroma just as long as it pollutes. Filthy muck, filthy muck, filthy muck, filthy muck. There's the stink that never stank so rank. How stank a build you have as dank as the stink stank a filthy muck. It's for you. Ultimissima notizia, bikini bottom! Il puzzoso trova un seguace! Tutti i nasi in allarme rossa! Il mio povero naso! Hanno lasciato tutto il cibo! Mangiamolo noi! Non mi importa niente di quanto puzzate! A me voi non fate paura, perché io non sento gli odori! Hanno lasciato tutti gli strumenti! Usiamoli noi! Boh! Io non sento gli odori, ma voi due siete terribili! Patrick è il mio migliore amico! Per favore, lasciate giù le torce! Prendete spazzole e sapone! Tornerà splendente e tutto sarà risolto! Posso strofinarlo energicamente per sfogare la mia rabbia? Sì, penso di sì. Facciamolo! Ma è sparito! È sparito! Dove è finito Patrick? Non c'è più niente qui! Era solo sborgizio! Oh, Patrick!
Qualcuno mi chiama? Almeno penso che sia il mio nome. Quindi non c'eri tu sotto quel pattume? No, credo proprio di no. Sono subito andato a casa a lavarmi dopo che Mr. Crab mi ha detto che non avrei mai più potuto entrare al Krusty Krab. Ma se non eri tu, adesso sono spaventato. Sono terribilmente spaventato. Non riesco a sopportarlo. Ma non ti mancava il senso dell'olfatto? Sì, non ce l'ho, però ci vedo benissimo. Potrei fare anch'io la guida turistica. Potrei fare anch'io la guida turistica. È quello che ti ho appena detto. Questo posto è davvero sorprendente. Oh, salve, lei la guida turistica? Sì, certo, sono io. Scendete tutti dal pullman con molta calma. Mi chiamo Patrick e vi accompagnerò nella visita del magico mondo della città di Bikini Bottom. Vi raccomando di tenere sempre per mano i vostri bambini. E se comincia il giro, forza, seguitemi. Non ce la faccio, io tra poco scoppio. Il primo monumento è l'antichissima roccia dei baci dei nostri antenati. Si racconta che porti fortuna a coloro che le danno un bacio. Impertinente! Sorprendente! Un altro punto storico della nostra città è questa enorme buca che ho scavato io stesso proprio ieri. È perfetta per il sederino! Prego, provate pure! Wow, caspita! È perfetta anche per il mio! Qui davanti a voi c'è questo bambino che, secondo la leggenda, lecca un grosso cono gelato senza mai fermarsi. Sorprendente! E questo è il mio migliore amico SpongeBob. Come potete vedere, mentre dorme si succhia sempre il pollice. Oh, scusate, sono io che lo succhio. Patatine fritte, vi adoro. La mia sveglia interiore dice che è arrivato il momento di uno spuntino. Seguitemi in punta di piedi. Venite con me. Seguitemi. Sorprendente. La nostra visita guidata riprenderà a breve. E inoltre mi sembra che la maionese sia andata male. Probabilmente questa sarà l'ultima tappa del nostro tour. Tutte le pietre tombali che ci sono qui custodiscono sottoterra un segreto davvero sorprendente. Ci sono molti esseri inquietanti che vivono qui. Salve. Questo è il mio amico Osobuco. È un piacere presentarvelo. Osobuco, il mio gruppo di turisti. Caspita, ma tu sei uno scheletro. È un vero piacere. Grazie. Tutti gli amici di Patrick sono anche amici. Oh, accidicchia. Vediamo un po'. Forse riesco a riattaccarlo. La direzione ci comunica che è arrivato il momento di darci la gomme. A sinistra potete vedere l'ufficio postale, a destra uno zombie che rincorre il tizio che mi ha rubato il berretto! Nasconditi, c'è una folla inferocita che ti segue troppo tardi! Hanno distrutto la mia biosfera! Mi hanno fatto a pezzi! Hanno scattato delle foto mentre ero nudo! Non vogliamo vedere le tue verrucche! Stia a sentire! Questo individuo ha scattato delle foto a tutti gli ingredienti del Krabby Patty. Voglio quella pellicola prima che la scopra Plankton. Ti anticipo sempre, Krab, ma in questa fotocamera la pellicola non c'era. È davvero strano.
Scusate, mi dispiace molto per l'inconveniente. Oggi non ho scattato delle fotografie. Non ho neanche una fotocamera. Che cosa? Perché in effetti io non sono nemmeno tra di voi. Ehi! Oh. Forse è meglio andarsene presto. Presto scappiamo! Adesso che si fa, postino fatto? Oh, abbiamo consegnato tutta la posta. Chiediamo al signore del furgone dei gelati dove possiamo trovarne dell'altra. Quello non è il furgone dei gelati, è quello della posta. Peccato, un buon gelato ci stava proprio. Che bello, è come aver vinto alla lotteria. Oh, mamma. Cosa? Ehi, quei due svitati mi hanno rubato il furgone. Seguite i due ladri di corrispondenza. Largo ai postini. Lettera per Freddy in arrivo. Chi sarebbe Carol? Pacco per Freddy in arrivo. Vestiti da postino? Perché vogliono rubarci la posta! Respingiamo gli aggressori! Ai suoi ordini, signore! Aros! No! Vediamo queste lettere molto speciali! Pagamento alla consegna! E ora in arrivo la posta aerea! Cosa? Questa è un'altra lettera di convocazione per Bubble Bus. Postinazione! No, è rimasta la posta indesiderata. Tranquillo, amico, in quell'ufficio postale non ci troveranno mai. Salve, ecco la posta di oggi. Consegna speciale. Oh, ma come siamo bravi! Come siamo bravi! Patrick è mio amico! A volte capita che se mangia il cibo sbagliato passa in modalità verme! Non si sa mai quanto dura! Se tra qualche giorno non avrà imparato a comportarsi come si deve, dovrà stare chiusa in gabbia, come il macellaio! Non si preoccupi, ci penso io. E poi è già domesticato. Anche se non del tutto. Ci vorrà poco. Allora, iniziamo. Con qualcosa di semplice, per esempio, col comando seduto. Fai bravo e ubbidisci, mi raccomando. Va bene, l'hai voluto tu! Ciao, ti auguro una vita felice! Ciao, Squiddy, sto ancora facendo il marto!
disciplina e amore. Questo mio piccolo amico abbaiante è un collare elettrico e... ogni volta che abbai, io premo questo bottone e ti do una leggera scossa di disciplina e amore. Ma funziona! Deve essere rotto, cavolo! Non manda nessun segnale! Uffa! Disciplina e amore! Addio! Sto ancora facendo il morto! Sei tutto bravo! Signor Squiddy, cercavo giusto lei. SpongeBob mi ha detto che ha addestrato Patrick con disciplina e amore. Patrick? No, è un caso disperato. Ho provato a insegnargli il seduto. Ok, beh, poi ho cercato di insegnargli il comando aspetta e non... Ruota. Dammi la zampa. Fa la spaccata. Il pollo. La crocchetta di pollo. Fai l'architrave. Adesso fai il morto. Cavolo, obbedisce ogni suo ordine. Lei fa miracoli. Beh, non è mia abitudine vantarmi, ma... Davvero grande. A proposito, c'è un verme che non riusciamo a domare. Cosa? Portatelo qui, ragazzi! Le presento il macellaio! No! No! No, no! Seduto! Fermo, macellaio! La porta venne fuori, signora! Ciao! Adesso non sei più un verme! No! Mi sono ritrasformato ore fa, ma sai com'è? Volevo che Squiddy si convincesse di aver fatto un buon lavoro! Basta! Mi sono stancato! Spero che non sia troppo duro col macellaio! Seduto! Fai quel che ti dico io! Buon pomeriggio, signori miei! Una splendida giornata, vero?